Oh. Amici miei, ben ritrovati in questo nuovo video. Facciamo molto ma molto veloce perché qua abbiamo veramente molta carne al fuoco. In tutti questi video che avete visto su questo canale YouTube, eccetera eccetera, io ho utilizzato questo computer che è un Asus. Ora vi dico il modello, che non lo ricordo mai. S550C è un Asus che ha una GeForce GT da 2 GB, la 635M, che è uscito ormai quasi 10 anni fa e ha la bellezza di appunto una decina di anni, e tutto questo periodo l'ho utilizzato, ma super che utilizzato, finché ovviamente la tecnologia è andata avanti e per ovvie esigenze, anche per editing, anche se questi video che vedete sul canale sono veramente semplici da fare, però anche se uno si vuole togliere la sciccheria di giocare al computer, lui ha fatto il suo sporco lavoro in questi bellissimi 10 anni con lui, e oggi ci sarà un super ma super mega unboxing di cose che ci sono state al Prime Day di Amazon, una, e l'altra anche sempre riguardante il Prime, però non è di Amazon, ma per quanto riguarda una super ma super offerta di MediaWorld, che è un computer, come avete anche capito la copertina, che non potete capire. Allora, su Amazon però c'è stata una super offerta per quanto riguarda questo prodotto, che ora andiamo ad aprire, che è appunto un SSD della SanDisk. Perché l'ho preso? Perché ovviamente avete capito che cos'è questo altro oggetto che è alla mia sinistra. L'ho preso perché c'è stata una super offerta anche per quanto riguarda un tera e ho 205, io l'ho preso da 250 giga perché per miei conti va più che bene, e però addirittura c'era quello da un tera che invece di costare più di 300 euro costava la metà. Tanto comunque ora ve lo faccio vedere, perché anche per me è una novità l'SSD, non ho mai avuto un SSD in vita mia, sì è vero purtroppo, ma per ovvi motivi del computer che è vecchio. Vabbè, comunque l'SSD è veramente minuscolo, ma tanto minuscolo, ed è 250 GB. E ora ragazzi andiamo, altro che fiorentina o bistecca gigante, qua direttamente tutta la mucca ci mangiamo. Come avete ben capito dalla marca, spero, è un computer, ma un computer che io cercavo veramente da tanto, con queste caratteristiche sinceramente. Oh, oh. Madonna ragazzi, questo è solo il caricabatterie, e potete immaginare quanto sia potente questo computer. Madonna, esagerata però, eh? Si ha proprio l'odore di nuovo. Allora, non voglio farvi vedere cosa monta, cioè non ho voglia di accenderlo con voi, perché preferisco accenderlo con calma, perché è una cosa veramente da fare, io preferisco da farlo personalmente, eccetera eccetera. Comunque vi posso dire le sue caratteristiche: lui ha un pannello da 120 Hz, ha un Intel di
i7 8750H, 16 giga di RAM, ovviamente di R4, e pensate un po', una scheda grafica 2060 della serie RTX da ben 6 GB con la memoria della scheda grafica DDR6, quindi veramente veramente, che dire ragazzi, ovviamente arriverà il video di questo computer perché voglio mostrarlo veramente bene, e soprattutto anche una super novità per quanto riguarda un altro computer che non vi dico niente, vi dico solo Apple, che per mia fortuna potrò avere tra le mani e mostrarvi una cosa veramente storica, diciamo, della storia della mela. E quindi aspettatevi un paio di video veramente bomba, e io spero che questo piccolo video, anche secondo me è uscito 20 minuti di video, non lo so, vi sia piaciuto, e che dire, ci vediamo alla prossima e al prossimo video. Comunque, da notare, dopo aver staccato la FX dal treppiede, come solo due pacchi possono fare un casino della miseria.